Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e quest'oggi parliamo di tutte le letture che ho fatto nel mese di dicembre. Ho qui davanti a me il mio quadernino dove mi sono segnata la TBR, in cui ve ne ho parlato in un mio vecchio video. Se volete andare a vederlo, recuperatelo, vi lascio il link nelle schede, ma partiamo subito perché ho letto un po'. Allora, vi faccio il recap guardando il mio quadernino. Mi ero segnata come lista di libri 1, 2, 3, 4, 5, 6 libri da leggere. Indovinate quanti ne ho letti di TBR? Ne ho letti solamente 3. Non ho letto il famoso saggio, per dire, nel senso che vi ho citato nella TBR, che era Tenebroso Natale. Non l'ho letto, non ce l'ho fatta, e quel tris dei libricini, dei piccoli grandi libri della Garzanti, ho letto solamente Il Sogno di Natale di Pirandello, che tra l'altro era una raccolta di racconti, cioè è una raccolta di racconti, non un singolo racconto come credevo io. Non ho letto Caro Vecchio Natale di Irving e Notte Prima di Natale di Gogol, però ho letto 6 libri fuori dalla TBR e direi di partire da quelli. In particolare, se non avete visto l'ultimo video che è uscito, cioè il mio vlog in cui vado a recuperare i libri dalla biblioteca, in cui vi ho mostrato un libro che ho letto a casa di una mia amica, perché è proprio una lettura velocissima di 5 minuti, perché viene definito come un albo illustrato, ma in realtà è senza parole, quindi è un silent book, che adesso io vado a prendere il mio Goodreads e ad aprirlo perché non mi ricordo il nome dell'autrice. Allora, si intitola Il figlio unico di Zhongjing, non lo so come si pronuncia. È ambientato nel periodo in cui in Cina, nei primi decenni, scusate, della politica del figlio unico in Cina, quindi fa vedere appunto la storia di questo bambino che appunto esce di casa per andare a trovare la nonna. E poi, nel senso, il libro è molto veloce, quindi non vi voglio fare spoiler, se volete andare a recuperare perché è davvero molto carino, magari prendetelo ecco dalla biblioteca, perché mi sembra che costicchiava un pochettino. E comunque fa, cioè, veramente tenerissimo, mi ha strappato anche una lacrimuccia. Poi, passando all'altro titolo, sempre guardando il mio Goodreads perché non mi ricordo, si intitola Il mio piccolino di Germano Zullo. E carino anche questo, non mi hanno entusiasmato tanti disegni perché sono veramente molto stilizzati, e questo invece è un albo illustrato e ogni pagina contiene una frase che praticamente è un come se fosse un monologo, nel senso che non si interrompe mai, le frasi sono una di seguito all'altra, e parla del rapporto madre-figlio, anche quello davvero molto carino. Poi, anche questo libro di cui vi ho parlato, il mio piccolino, me l'ha prestato la mia amica, perché sono andata a casa sua un giorno, ci siamo messi a guardare insieme gli albi illustrati che avevo appena comprato, e niente, me li sono letti tutti lì. L'ultimo albo illustrato è, aspettate qua il titolo in inglese, Sally fa la spesa di Alice Melvin. Molto carino anche questo, praticamente fa vedere questa bambina che va a fare la spesa, quindi partiva all'inizio con una determinata lista e fa vedere, cioè quello lì è bello da guardare, diciamo così, perché ci sono le rappresentazioni delle varie botteghe, e quindi come andava in un posto cercava una cosa, invece ne ha trovata un'altra, e niente, una roba così carina da leggere soprattutto per i bambini. E adesso invece direi di passare alle due graphic novel che ho letto prendendole dalla biblioteca, che vi ho fatto già vedere nel mio vlog, se non l'avete visto andatelo a recuperare, mi faccio un po' di pubblicità. E sono questi due, Le ragazze del Pilar, che sono uno spin-off del Porto Proibito, che non ho ancora letto ma voglio recuperare. Dicono che infatti sia molto più bello rispetto a questo qui. Allora, questo è il primo volume e questo è il secondo. Parlerei prima, ovviamente, partirei dal primo. Allora, i disegni sono spettacolari, bellissimi, mi piacciono tantissimo. Adesso ve ne faccio vedere qualcuno, soprattutto per quanto riguarda i paesaggi.
forse nell'ultima pagina c'era. Ecco, aspettate, ce la faccio. Eccolo qui. Guardate che meraviglia! Proprio la cura per i dettagli, per queste sfumature di colore sono bellissime. E mentre per quanto riguarda la storia, intanto vi mostro altri. Per quanto riguarda la storia, ogni libro, cioè, quindi sia questo primo volume che il secondo, ha due capitoli, ognuno dedicato ad una ragazza diversa del Pilar. E allora, io mi aspettavo più che altro un libro di avventura, mentre si incentrano più che altro sul lato amoroso delle prostitute, quindi di come cambia la loro vita, appunto, ognuna conoscendo il proprio amore, diciamo così. C'è una piccola parte anche d'avventura, soprattutto nella prima parte di questo, però una cosa proprio minima. Quindi io mi aspettavo altro, però nonostante questo mi è piaciuto lo stesso. Ho apprezzato di più il primo volume rispetto al secondo, per quanto riguarda la storia, i disegni apprezzatissimi in entrambi i volumi. Questo mi ha coinvolto un po' di meno, ho apprezzato di più questo. E appunto poi ho ascoltato, non mi ricordo se era il wrap-up di novembre, ma non sono sicura, di Erika, Rica tra le righe, e anche lei ha letto il primo volume di questo. E come ha detto lei, ci sono delle incongruenze a livello storico, nel senso che c'è una prostituta, comunque risaputo essere tale, che senza problemi entra all'interno dell'alta società, appunto, e quindi appunto ci sono delle cose che non, nel senso, vengono portate avanti un po' forzatamente, scusate, vengono forzate per portare avanti la storia. Però al di là di quello, cioè nel senso, se uno si tappa gli occhi, diciamo così, sono davvero molto carini, quindi ve li consiglio. Magari non fate come me, prima leggetevi il titolo principale, quindi il Porto Proibito, e poi passate a questi che sono gli spin-off. Poi, dopo aver parlato dei silent book, delle graphic novel, passiamo, diciamo, ai libri più sostanziosi. Allora, partirei dall'unico delle piccole grandi garzanti che ho letto, che è questo qua di Pirandello, Il sogno di Natale, che è, come vi ho detto prima, una raccolta di racconti e ha al suo interno, allora, Sogno di Natale. Natale sul Reno, la messa di quest'anno, un goi, come si legge, i galletti del bottaio, l'uccellino impagliato. Allora, diciamo che mi sono piaciuti, davvero molto carini. Ovviamente si ritrova un messaggio religioso, quello che vuole trasmettere Pirandello, non in tutti i racconti. Quello, uno davvero carino, che ho letto, che mi ha strappato una risata, è I galletti del bottaio. Quello veramente carino, alla fine ho riso tantissimo. E niente, comunque consigliato, è stato il mio primo Pirandello. Mi è piaciuto, voglio sicuramente leggere altro. Ho qui in casa il Fumetti a Pascal, però è di mia sorella, quindi non potrò scriverci sopra, ahimè. Però invece di mio, che ho comprato l'anno scorso, ho Uno Nessuno e 100.000, che sinceramente tra i due è quello che mi attira di più. Magari quest'anno è la volta buona che lo leggo. E comunque, questo qui ve lo consiglio, davvero molto carino. Mi sono segnata anche qualche frase che adesso qua non, cioè non sto qua a leggere, perché sennò questo video non finisce più. Quindi carino, andiamo avanti. Allora, passiamo a un libro che ho rubacchiato a mia sorella perché è suo, l'ho letto. Infatti ha fatto le orecchie, non ce la faccio a fare le orecchie ai libri, a meno che non sono saggi. Allora, questo è Il Minotauro, una ballata di Durrematt. È molto veloce da leggere, ci ho messo tipo meno di un'oretta, perché comunque anche il testo a fronte in tedesco, lo mostro, all'interno anche delle rappresentazioni correlate ovviamente al testo. Allora, come da titolo si intuisce che si parla della una delle figure più chiacchierate, più studiate anche a scuola, che è il Minotauro.
dal momento in cui viene rinchiuso all'interno del labirinto fino a quando poi non verrà ucciso. E ci ritroviamo proprio come se vedessimo, cioè noi vediamo tutto dal punto di vista del Minotauro, ed Urremat ci mostra una creatura molto umana, cioè sembra proprio un bambino, perché non ha questo senso di questa maturità appunto per scindere il bene e il male, e addirittura anche la vita e la morte. Infatti parla anche, c'è una scena che è abbastanza toccante, in cui parla della prima ragazza che viene uccisa dal Minotauro, e cioè viene raccontato come lui stesse giocando con questa ragazza, cioè per lui era un gioco. E però in realtà poi se la ritrova inerme tra le braccia, e quindi è proprio è particolare da leggere dal suo punto di vista. Abbiamo sempre visto un punto di vista esterno, come questa creatura mostruosa, invece fa proprio cioè, ti fa pena, ti fa tenerezza appunto. E poi c'è questo continuo, c'è un ritmo molto veloce, incalzante, poi va però rallentando, e ti dà anche questo senso di confusione. Ci sono tantissime ripetizioni per quanto riguardano gli specchi all'interno del labirinto, e di come Minotauro continui a vedere riflessa la sua stessa immagine fino a diventare un incubo, cioè lui diventa l'incubo di se stesso. Un incubo senza fine, continua a rivedere la sua immagine riflessa, e appunto con questi giochi di frasi, di parole, cioè proprio le frasi e le parole diventano come se diventassero gli specchi stessi, e quindi ti manda in confusione. E molto ben riuscito dal mio punto di vista, perché è proprio quello che voleva l'autore. E anche nella postfazione, appunto, veniva spiegata questa cosa del ritmo, e anche di come mi sembra sia strutturato proprio il poema. Aspettate che magari se ritrovo il punto ve lo leggo. Allora, la nota della traduttrice, adesso non ve la leggo tutta perché sono un po' di pagine, ma dice: la collocazione degli accenti nei versi non è regolare, il numero di sillabe è variabile, il ritmo è discontinuo, è infatti quello che ho notato io. Non era facile identificare il metro scelto da Durrematt per l'opera che ha come protagonista il Minotauro, figura mitica presente in modo quasi ossessivo nella produzione letteraria, grafica e pittorica dell'autore, oltre che nei suoi scritti autobiografici e filosofici. Ancora prima di trovare il filo che avrebbe sbrogliato l'intrico della sintassi, era quindi necessario capire se Durremat avesse composto il Minotauro basandosi su uno schema metrico prefissato, o se l'avesse scritto in versi liberi. Quindi appunto ha una prosa molto particolare e irregolare. Davvero bello, se vi interessa soprattutto come figura mitologica, ve lo consiglio. Adesso andiamo avanti, perché sennò non finisco più. Passiamo ad una rilettura che era nella mia TBR, e aspettate, ma io non vi ho detto, aspettate, io non vi ho mica detto alla fine quanti, non ve l'ho detto, non so se ve l'ho detto, quanti libri ho letto alla fine. Ho letto in totale a dicembre 9 libri, 3 in TBR e fuori programma erano 6. Passiamo poi all'unica rilettura che ho fatto, e tra l'altro in vita mia l'unica rilettura che ho mai fatto, che è Canto di Natale. L'ho letto per la prima volta l'anno scorso, ho voluto rileggerlo quest'anno, e devo dire che fare una rilettura è stata un'esperienza, perché io pensavo di ricordarmi abbastanza, cioè pensavo che man mano che avessi proseguito la lettura dicevo: ah sì, questa parte me la ricordo, ah sì, questa parte me la ricordo. Invece, cioè, nonostante fosse passato solamente un anno, molti dettagli io non me li ricordavo. Ho detto: ma come ho fatto a dimenticare una descrizione così bella? E quindi è stato carino anche da questo punto di vista. Vabbè, Canto di Natale è sempre meraviglioso, sempre bellissimo per me. Arrivo sempre alla fine del libro con la lacrimuccia sul viso, ma io ho un po' la lacrima facile, c'è anche da dire questo. C'è una mia amica che mi prende sempre in giro per queste cose, mi dice: ah, se tu leggi questo libro piangi sicuro. Io ho detto: grazie, allora non lo leggo. E basta, che altro dire? Molto carino, se non l'avete letto, leggetelo, soprattutto poi nel periodo tra le feste natalizie, crea l'atmosfera, diciamo così.
Poi, passando al vero mattone che io non vedevo l'ora di leggere, sono stata felicissima di aver letto, è La mappa del tempo. Che meraviglia, ho fatto un viaggio meraviglioso. Non so perché non sia così tanto chiacchierato questo libro, è davvero carinissimo. Siamo all'interno del periodo, scusate, dell'età vittoriana. E ci sono tre storie che si intrecciano tra di loro, ma non voglio dirvi troppo. All'interno ritroviamo la figura di Jack lo Squartatore, una parte molto abbastanza toccante dell'Elephant Man, che sappiamo essere esistito realmente. Infatti adesso vorrei approfondire la sua figura, insomma, la sua storia. E bellissimo, ricco, ricco veramente di colpi di scena, un viaggio meraviglioso, era proprio quello che mi ci voleva, è stato proprio una vera coccola, me lo sono gustato, me lo sono letto molto lentamente, non perché appunto non mi piacesse, ma perché ho detto proprio bisogno che mi accompagni per tutto il mese, che è stato abbastanza frenetico, ho bisogno di prendere il mio momento, mettermi lì e leggerlo. Veramente, veramente bello, ragazzi. Comunque, concordo con delle recensioni che ho visto su Goodreads e anche da altre parti che dicono che ci sono tantissime descrizioni abbastanza lunghe. Allora, è vero, però io da amante delle descrizioni non mi hanno pesato per niente, anzi, me l'hanno fatto amare ancora di più. Non lo so, io le ho trovate scorrevoli e secondo me ci stanno all'interno di questo testo. Cioè, è proprio un testo che ci stanno in mezzo le descrizioni, secondo me, e diciamo che se uno appunto non è tanto amante dei libri lunghi, poi appunto parla di viaggi nel tempo e diciamo che tra virgolette il fattaccio, che adesso non sto a dirvi perché sennò è spoiler, però insomma dal titolo si intuisce di che cosa uno si aspetta, accade intorno a pagina 200 ed è un libro di 600 pagine, quindi io posso capire chi si spazientisce, però l'autore si è preso il suo tempo e secondo me cioè non è esagerato, ci sta. Appunto, come ho già detto, e poi fino a una certa, cioè, mi da dire, non che ti sembra di essere preso in giro, te lettore, perché da una parte dici, ma insomma, ma allora, adesso non voglio dire il perché, ma chi l'ha letto forse sa, cioè, penso che abbia capito che cosa intendo, e ti viene da dire, ma allora, Felix Palma, ma mi stai a pigliare in giro? Però, nonostante ti viene da dire questa frase, dici, però allo stesso tempo sei stato veramente, cioè, geniale, veramente geniale, dici, me l'hai fatta e comunque hai scritto lo stesso un buon libro. So che c'è un seguito, però secondo me, cioè, non so se lo leggerò sinceramente. Mi sembra che ho ascoltato Penny Lane on the Tube che ha parlato del seguito, mi sembra che era rimasta un po' delusa, ma non ne sono sicura, pure di dire una cavolata. Non so se leggerò a seguito, appunto, diciamo che questo si può anche leggere a sé come se fosse un autoconclusivo. Boh, non lo so. Per ora sono più improntata per il no, poi non si sa mai, vedremo. Comunque veramente, veramente bello. Ve lo consiglio. E basta, questo è quanto perché abbiamo finito. Questi sono tutti i libri che ho letto a dicembre. Come vedete sono, cioè, nel senso, a livello di numero di libri, 9 libri sono tanti, però alla fine di letto letto sono questi quattro, cioè quello lungo, Dickens, Birandello e il Minotauro, e comunque tre sono anche letture molto brevi, quindi sembra che io abbia letto tantissimo, però di fatto come parole lette, numero di parole lettere, ecco, molto meno, un mese che proprio mi sono goduto, ho detto, ma sì, in barba alla TBR che mi sono fatta, quello che c'ho voglia mi leggo, infatti così è stato. Bene, questo è quanto. Fatemi sapere voi che cosa avete letto a dicembre, se l'avete concluso con delle letture che vi sono piaciute o altre che proprio non uno schifo totale. Sono curiosa di sentirvi tra i commenti e di chiacchierare un po' con voi. Fatemi sapere se avete letto uno di questi libri, se a voi è piaciuto, se siete della mia stessa opinione o soprattutto se avete un'opinione diversa, così ne discutiamo qua sotto. E niente, adesso io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!